Ciao Ennio Frullano, progettazione laica storica dal 1974 fino a quando è che sei andato in pensione? Io dal 1974 al 2016, praticamente, dal 1 gennaio 2017 che sono pensionato stabile. Quindi sei la storia della laica. Raccontaci un po' i primi tempi delle caravan chiavi d'oro. Dimmi un po' cosa succedeva in laica. Io sono entrato nel 1974 e la Leica praticamente aveva 10 anni. Era al nuovo stabilimento da un anno, perché prima era a Tavarnelle, addirittura in una stalla di una casa colonica, pensa tu. Accidenti. Quando sono entrato io eravamo tre all'ufficio tecnico, un ufficio tecnico situato in una casetta mobile lungo il fiume Tesa, che te hai visto, no? Era lo stabilimento. In quel periodo lì si costruiva soltanto caravan. La ditta era stata, diciamo, fondata da Giovan Battista Moscardini. Aveva in quell'epoca 25 dipendenti. Quindi quando sono entrato, abbiamo iniziato la serie Chiave Oro, che erano delle caravan che passavano dalla costruzione completamente in vetroresina alle pareti in alluminio. Le prime caravan erano completamente in vetroresina. Quando sono Sì. arrivato io, incominciamo la costruzione anche con il misto alluminio, pareti e tetto e vetroresina anteriore e posteriore. Ma la parte sopra come mai ci metteste invece di rifinire con il profilo, ci metteste questa idea di un cappello di vetroresina, di sono lastre di che cosa? Allora, quello però fu un esperimento non su tutta la serie. Allora, siccome il problema principale delle caravan a quel periodo erano le infiltrazioni, ci veniva questa idea di dire: se ne facciamo un cappello intero, e a questo punto sicuramente si evita questo problema. Però, diciamo, l'esperimento non è andato avanti più di tanto, perché insomma, esteticamente non era il massimo. E poi era difficile anche gestire tutti questi stampi così grandi per produrre i pezzi di vetroresina. Ma te mi dicevi che all'inizio facevi dopo lavoro a casa la sera. Diciamo, in quel periodo lì c'era ancora tanto da inventare nelle caravan. Non è che si trovavano gli accessori che ci sono oggi, che poi, diciamo, sono cose nate nel tempo. Appunto, immaginate che le finestre che erano in plexiglass venivano fatte stampare a Firenze da una piccola azienda, e poi noi, addirittura io e altri ragazzi, li raddoppiavamo, cioè praticamente si faceva in Leica tagliare la lastra, quella interna, la sera quando caricavamo queste 5, 6, 10 calotte, portavamo a casa e noi li incollavamo la sera e la mattina dopo erano secchi, erano asciutte, le riportavamo in ditta. Cioè, c'era tanto, tanto da fare. Una delle prime cose che io ho fatto entrando in Leica come disegnatore fu proprio quello di disegnare le maniglie di chiusura, i braccettini delle finestre, pensa te. Ah, ci dice, la facevate in casa. Poi, tramite un'azienda di Firenze che stampava iniezioni e materie plastiche, si realizzammo tutti questi componenti e quindi facemmo queste chiusure personalizzate Leica. Poi, naturalmente, dopo sono nate diciamo, una delle più grandi aziende che costruiva finestre, era la Planet. E incominciamo poi a comprare all'estero. Ma quindi nel 74 i primi modelli cos'erano? Erano caravan chiave oro. Poi, diciamo, dalle chiave oro si passò alle Polo, la serie Polo, che era un concetto un pochino nuovo, più squadrate, con dei profiloni grandi sia sulla parte posteriore che sulla parte anteriore. Addirittura erano dei pezzi stampati in poliuretano. Dalla serie, diciamo, Polo, incominciarono a nascere poi
i motor polo alla fine degli anni 70, 78, 79. Ma i polo erano quelli mezza mansarda con quelle profiloni poliuretano nere che chiudevano, esatto, gli angoli. Lo stesso concetto dei profiloni delle caravan furono riportate sul motor polo. Quindi erano prevalentemente, mi ricordo, erano prevalentemente sui veco montavate, senza mansarda, erano l'inizio dei profilati, si può dire anche se. I primi esperimenti furono fatti sull'Iveco e il motorpolo 6 era sul 238 Fiat, sai? Il piccolino che tutti avevano, l'Exodus, l'Arca, tutti avevano quell'oggetto lì, era il camper per tutti, era il punto di partenza. Quindi cos'è che mi dicevi, hai lavorato insieme al fondatore della Laika? Praticamente io ho lavorato insieme a Moscardini per 6 anni, cioè lui è morto nel 1980, peccato perché diciamo era un uomo che è eccezionale, cioè vedeva molto lontano, ecco. Che faceva prima Moscardini di pensare a di costruire oggetti per il tempo libero? Senti, lui aveva una grande passione per la caccia, quindi la prima roulotte che costruì era una piccola caravan che veniva trainata dalla 500, aveva un tetto sollevabile che si abbassava e si alzava con un grande oblò che lui utilizzava appunto per andare a caccia. Ma la canina, l'idea della canina, Laika? L'idea della canina fu sua, però diciamo nacque dalla canina che è stata inviata nello spazio dai russi, insomma. Senti, dicevi, nel 78, inizio 80, nasce il motorpolo e nascono le mansarde con le due finestre. Come mai avresti l'idea? Perché gli altri avevano una finestra enorme, ma grande davanti, no? Noi si scelse quella via, diciamo, principalmente per uno scopo, cioè essendoci la mansarda, che uno lì poteva dormire, con le due finestre a seconda di dove avevi la testa, al limite potevi aprire la finestra ai piedi, per creare la circolazione, ma non avere questo ingresso diretto dell'aria in faccia. Ecco. Oh, quella tuttora nel Cosmo è quella caratteristica che ha sempre contraddistinto il mansardato Laika. Quella fu un'idea geniale, perché da lontano, esatto, si vedeva che era un Laika. Nell'80, no, appunto, ho detto, si partì con questo motorpolo 6 e poi con l'Iveco, era il motorpolo 4, poi si fece i grandi motorpolo 2, motorpolo 3, perché nel frattempo Moscardini aveva messo su un'altra azienda a Modena, dove praticamente facevano pulmini, no? Pulmini scuola bus. E insieme a loro si fece questi primi modelli del motorpolo 1, 2, 3, insomma, quelli grandi. Erano bravi a usare le vetroresine, le cellule uniche, quindi cominciasti a fare gli integrali. Esatto, si cominciò a fare gli integrali. Nacque anche la roulotte, la polo, quella enorme, quella grande, non so se ti ricordi. I mobili facevate tutto voi all'interno? I mobili si faceva una parte all'interno, poi una parte si faceva far fuori. Poi dopo però, alla fine degli anni 90, quando siamo partiti anche con l'Ecovip, è nato nel praticamente 1990. Noi nel 1990, prima di tutto, ci fu la separazione, cioè praticamente la famiglia si divisero, no? Sì, sì. E si divisero e rimasero in azienda il figlio, Roberto Moscardini, e la figlia Luisella insieme al marito. E dopo il laser car, erano tempi del laser car. Esatto, venivamo da un periodo troppo buono, perché i laser car, sia le caravan che i motor caravan, non è che insomma andava molto bene, ecco. Quindi mi ricordo che lì fu proprio fu un azzardo che si decise di investire forte, soprattutto su quei profili così grandi che rifinivano la scocca, diciamo, in modo molto più lineare e un po' più arrotondata. E mi ricordo, infatti, insomma, il primo Ecovip fu l'Ecovip 2,
su Ford che io testai nell'estate del 91 andando tutto il mese di agosto in Corsica, e mi ricordo che quando tornai disse a Chappi, ma guarda, io dico, penso che sia un successo, perché tutta la gente che io incontravo nei campeggi o per strada mi fermavano e mi domandavano, ma questo modello non l'abbiamo ancora visto in giro? Ma no, dico no, ancora no. Ma anche la pianta fu rivoluzionaria, perché è stata quella che ha fatto scuola fino a ieri, diciamo. Sì, penso ancora, no? Io racconto sempre che, avendo bambini piccoli, quella pianta lì è la migliore in assoluto, doppia di net. Però nell'Eco VIP 2 fu quello che fece una bella zona giorno, un bel blocco cucina, grandi letti che sono stati unici in tutto il panorama dei campi. Sì, era, diciamo, nonostante i suoi sette posti letto, era vivibile come pianta. È stata la macchina che è rimasta fino a quando era? Nel 2018 hanno smesso, quindi se, di base era la stessa pianta, insomma, quindi dal 91 al 2018. Penso sia, sì, possa essere l'unica pianta e campo così longevo. Poi, diciamo, c'è stato questo passaggio alla ditta Imer, che insomma inizialmente noi l'abbiamo vissuta non tanto bene, perché eravamo, diciamo, molto affezionati anche, voglio dire, anche ai titolari, sinceramente. È il rapporto diretto che c'era, era proprio di italianità e toscanità, no? Eravamo una famiglia, però insomma, cioè, non andavano più d'accordo, quindi è stato bene così. Ma però negli anni, insomma, dopo l'Eco VIP c'è stato anche il Creos, quindi con le curve, sì. Ma come facesti a fare quelle curve? Di chi fu l'idea? Sì. Ma il Creos è nato nel praticamente 1999, là. L'idea fu sostanzialmente di Marco Ciappi, cioè, che praticamente voleva vedere se si eliminavano questi profili che caratterizzavano il contorno di tutti i mezzi, no? Quindi nacque questa idea, ci sono stati tanti investimenti, e comunque diciamo che secondo me un fatto molto importante, perché poi la Imer ci ha acquistato, è stato anche il Creos, perché quando alla fiera Erwin Imer venne proprio qua per vedere, per osservare il Creos. Pensava che potesse una fabbrica come la Laika piccina in Toscana riuscisse a fare un prodotto con quelle caratteristiche così avanzate? Sì. Era molto osservato il veicolo. Praticamente l'ispirazione venne dalle prime, ti ricordo le prime punto come avevano gli sportelli? Sì. Questa onda rientrando all'interno, ecco, lo spunto fu preso da quello. Ma insomma, i 3004 e il 3003, torno a dire, sono sempre ancora campi che si vendono, e si vendono su Mercedes, no? Erano primi. Quindi si vendono anche, sì, tuttora, un cliente acquista volentieri, eh? Ancora molto belli e abitabili anche. Forse sul Ducato avrebbero, come dire, reso meglio, però fu scelta la Mercedes per la stella, insomma, ecco, perché... Per essere il top della cellula, il top della meccanica. Ecco, combinato una meccanica di prestigio, principalmente. Con anche l'eleganza, perché in effetti, torno a dire, è sempre molto elegante e bello tuttora da vedere, quindi... insomma, complimenti, perché fu una bella scelta. Poi andò su Iveco, invece ti dissero di farle dritte e montaste su Iveco. Diciamo che lì ci fu anche un po' di rivoluzione anche negli interni, questi profili d'alluminio, diciamo, sugli angoli dei mobili, cioè questi pensili con queste profilature, insomma, ecco. Dal Creos che poi avete fatto l'Eco VIP intamburato, con tutti i pensili mobili intamburato. Esatto. E lì, diciamo, la costruzione del mobilio e delle scocche era quasi interamente all'interno. Periodi degli anni dal 95-96, quindi Eco VIP, poi fino al 2004-2005, la produzione veniva quasi
fatta tutta internamente. Il nostro, sì, nostro toscanità, insomma, i mobili sappiamo fare, quindi manovalanza capace di fare dei bei mobili ce n'era. Ma lo sai, io ho avuto un cliente che con un Motorola 613 era arrivato fino all'India, che aveva fatto oltre 300.000 chilometri quando me l'ha dato. Era ben fatto, sicuramente era ben fatto, perché strade l'ha fatto di tutti i tipi, quindi era un bello oggetto. Forse li facevamo troppo bene io, Paolo, perché hanno durato tanto. Mi sembra le maestranze tuttora, anche te, insomma, visto che fino al 2016 sei rimasto in Leica, hai mantenuto la storia e la produzione Leica, insomma, la progettazione e il pensiero Leica. Penso di aver contribuito in una certa parte, dai. Il bello è che sono contento anch'io, come detto, sono dal 74, quindi ci collaboro e mi fa molto piacere far due chiacchiere proprio con la progettazione, perché sanno di cosa si parla, insomma. È bellino il fatto che hai usato il camper, hai fatto, perché tutti dicono, no, clienti e i progettisti non usano il camper. Ora, questo che mi stai dicendo, dice, l'avete testato e poi messo in produzione, no? Normalmente poi l'abbiamo sempre fatto, è chiaro, e l'Ecovip è riuscito bene, principalmente i test venivano fatti, e quindi quando andavamo in produzione certe cose erano abbastanza sicuri, insomma, ecco. Ma una delle macchine che io reputo tuttora bellissimo è il piccolino, l'X, la serie X595, che è arrivato fino ad ora all'Ecovip 305, perché l'idea è partita lì e tuttora va. Sì, si decise di fare anche un veicolo, diciamo, più economico, per vedere di aumentare un po' di vendite, e nacque la serie X. Penso che sia importante raccontare a chi è Leica e chi anche ha piacere a questo settore di sentirti parlare. Conoscere un po' la storia, esattamente, perché magari tutti non sanno che è nata dall'idea di una persona, la storia fa parte di noi, è importante, no? È la base per far futuro, perché Leica tuttora è la sua storia che la fa forte nel 2020, quindi è fondamentale. A me mi chiamavano la memoria storica della Leica. Paolo, te, ma come va, diciamo, il mercato in questo momento? Ora, in questo momento è fermo, penso, no? In generale? E in generale siamo contenti, perché i prodotti, almeno che scelgono, noi dal 93 che abbiamo Leica, quindi cioè, è un nostro marchio di riferimento e tuttora ha buone risposte, perché avere un prodotto come l'Ecovip vecchio è rimasto tantissimi anni come profilati, cioè questa scelta di produrre, continuare a produrre sempre gli stessi oggetti con dei miglioramenti, ma di base con quelle caratteristiche, è premiante, insomma. Anche i clienti danno una buona risposta sul prodotto, e a parte, insomma, come dicevi, i nostri prodotti sono artigianali, no? Quindi ho grande passione per questo settore, quindi cioè, alla grande. Bene Paolo, niente, ti ringrazio per avermi chiamato. Grazie, ciao. Ciao.